quando il mondo mi volta le spalle, non mi sento solo. Anche quando gli altri mi schiacciano in basso, è con te che io volo. Se mi trovo tra mari in tempesta o fiamme brucianti, non temo. Se anche il male mi prende alle spalle e mi vuole bloccare, non tremo. Col tuo sangue hai pagato il riscatto del male che ho fatto da me. La tristezza sconfitta, la morte non c'è. Perché io sono figlio di Dio, sì, io dire. Perché io sono figlio di Dio, sì, io dire. Perché io sono figlio di Dio, sì, io dire. Oh, la tristezza sconfitta, la morte non c'è. Alleluia, 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 alleluia. Vita che rinnova il mio cuore, luce infinita che ridona calore, speranza per chi non riesce più a sperare, o dolce per chi l'età non sa più chiamare. Tu sei la vita che rinnova il mio cuore, luce infinita che ridona calore, speranza per chi non riesce più a sperare, o dolce per chi non sa più perdonare. Allora boom boom boom, capisci sto cuore, allora boom boom boom, fallo scoppiare. Perché io sono figlio di Dio, figlio di Dio. E bonsoir tout le monde, a tutti i figli di re che ci seguono, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, che gioia, che gioia di essere con voi, bene, mi fa piacere. E come sempre qualche annuncio introduttivo, d'introduzione, così vi dico alcune cose che abbiamo questa sera. Oggi abbiamo, per chi chiedeva della musica, e lo trovi su YouTube, sono dei ragazzi strepitosi, si chiama, il gruppo si chiama Cantiamo con doppia M a Gesù, e la canzone si chiama Figlio di Re. È un gruppo cattolico, credo carismatico, veramente molto molto in gamba questo gruppo, e addirittura questa sarà la sigla della nostra puntata alla TVN, le nuove puntate alla TVN, alla TCI, Televisione Cristiana Italiana. Abbiamo chiesto il permesso e loro ce l'hanno concesso, più che gioiosi per quello. Cercatelo, veramente bravi, bravi ragazzi, preghiamo per loro che li strabenedica
abbondantemente. E che altro dovevo dire? Questa sera 20:30 abbiamo lo studio, 20:30 la chiamata su Zoom. Per informazione sullo studio e la chiamata su Zoom, dove sei? È qui da qualche parte. Chiama Pasquale, chiama il nostro caro Pasquale. Oggi ti farò capire la dinamica, come far sì che tu possa perseguitare la chiamata per raggiungerla, perché non puoi basarti sull'emozionalismo. L'emozione si basa sulla capacità terrena. La capacità terrena non è profonda, è superficiale e dura poco. Hai bisogno di capire la dinamica per poter raggiungere la chiamata di Dio, e lo vedremo questa sera tramite la comprensione della Sacra Scrittura. Per quello non mancare, come sempre, per informazione chiama il nostro caro Pasquale al 3291748772 e il secondo numero 3347344172, perché come a volte abbiamo aumentato le linee, perché alcuni si lamentavano che non rispondeva o era spesso occupato. Per quello abbiamo aggiunto un altro numero di telefono al quale potete chiamare, e se per qualunque motivo Pasquale non risponde, ha inoltrato a dei ragazzi del ministero che risponderanno loro e ti diranno anche sto inventandoli, no, risponderanno sul serio Ivan e la sua dolce metà, ma puoi chiedere tutta l'informazione. Bene, perfetto, ok. quando fai quello che sei chiamato a fare ti diverti, no? È poco ma sicuro, ti diverti. Il gruppo musicale Unice, già l'ho detto 300 volte, si chiama Cantiamo con doppia M a Gesù. Cantiamo a Gesù, è un gruppo, e la canzone si chiama Figli di Re. Vai su YouTube e li trovi, poi metto il link da qualche parte. Comunque, sono veramente bravi questi ragazzi, mi piacciono, perché hanno la cosa, anche cosa mi piacciono, che non copiano la musica, sono originali. Spesso qui noi viviamo in Italia che ha delle storie nella poesia, nell'arte, nella musica, e ci troviamo come figli di Dio a copiare la musica degli altri. Ma se lo stesso Spirito Santo che hanno loro ce l'abbiamo noi, perché non possiamo noi, con il talento che Dio ha messo qui in Italia, nel DNA della creatività, poter, come hanno fatto questi ragazzi, connettersi con lo Spirito Santo e scrivere delle canzoni strepitose? Mio Dio, bello, bello. E non ci vuole tanto. E poi mi piace perché sono semplici, veramente semplici. Mi piacciono un sacco questi ragazzi. Io direi, riprendiamo lo studio di ieri su Balaam. C'era una sorella che ci aveva chiesto, Patrizia Tosto, aveva chiesto una spiegazione del passo di Balaam. E allora, ieri abbiamo visto il contesto riguardo a Balaam e abbiamo notato come lui era un profeta, mosso dall'amore ai soldi, per il salario della iniquità. Insegnava ai figli di Dio a cadere in fornicazione affinché poi potessero cadere in adulterio. E poi abbiamo visto che, come ha detto Micheas nel capitolo 6, versetto 5, ricordare quello che ha combinato Balaam e come Dio a motivo di come ha intervenuto a favore dei figli di Dio si poteva riconoscere la giustizia di Dio. E allora abbiamo visto come tre volte ha cercato di maledirlo e al posto della maledizione è uscita una benedizione. E la cosa bellissima di tutto questo, fai tesoro di questo, la cosa bella di questo è che il popolo neanche si rendeva conto di quello che il diavolo stava tramando. Cioè stava muovendo qualcuno a motivo dell'amore al soldi per maledire il popolo di Dio. E Dio, senza che il popolo si rendesse conto, cosa fece? Cambia la maledizione in benedizione. Ma comunque, come già abbiamo visto, Balaam ha insegnato a Balak come far inciampare il popolo, cioè in poche parole, manda delle donne moabite affinché commettano fornicazione con il popolo, e così i demoni di idolatria si potevano infiltrare.
E a un certo punto vedi che il popolo comincia a fornicare, comincia a questi demoni che vengono infiltrati per mezzo della fornicazione, li attirano verso l'idolatria, fino a che, cioè, arriva una grande pestilenza tutto, che colpisce il popolo, un sacco di persone muoie, e mentre il popolo piangeva, viene uno dei principi delle 12 tribù di Giuda con la sua nuova moabita. Così, ciao ragazzi, tutti piangendo per il popolo che stava morendo, ed ecco il figlio del pastore che viene con quella del mondo. Ciao ragazzi, che bello, alleluia, gloria a Dio. Entra nella tenda e comincia a fornicare. E Fineas, preso dello zelo di Dio, prende una lancia e li trapassa tutti e due di un colpo. E Dio dice: la mia ira è stata placata da Fineas, e fa un patto con lui e con le generazioni successive di Fineas. Ora, non è che adesso quando uno si mette a fornicare dobbiamo prendere una lancia e trapassare tutte e due. Paolo, a uno che commetteva fornicazione, lo ha dato a Satana per la distruzione del corpo affinché l'anima si salvasse. Ma comunque non dobbiamo trascurare il pericolo della fornicazione. Abbiamo già visto uno studio venerdì scorso nel corso di Guarigione e Liberazione, e comunque se c'è il video anche a disposizione potete parlare con Pasquale per poter avere il video di quel corso molto importante. E allora, e poi abbiamo visto come tre volte cerca di maledirlo, e la quarta volta, adesso sì, facciamo un combine così vi faccio vedere il passo della Bibbia. La terza volta che vuole maledire, prima di dare le strategie, perché dopo la terza volta che vuole maledire e poi spara una benedizione, Balak si arrabbia e dice: se mi avessi maledetto ti avrei riempito di bene, di oro, eccetera eccetera, e lui alla fine, alla luce di quello che Dio per mezzo dello Spirito dice in Apocalisse, vediamo come alla fine gli dà la strategia per far inciampare ai figli di Dio. Ma nel numero 24:2 dice: e alzate gli occhi, Balaam vide Israele accampato tribù per tribù, e lo spirito, che bello questo, lo spirito di Dio fu su di lui, e Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: così dice Balaam figlio di Peor, così dice l'uomo che ha gli occhi, l'occhio aperto. E ora nota che Dio doveva aprire l'occhio, gli occhi anche, no, non è che gli mancava uno, no, tutte e due, ma lui dice quello che ha l'occhio aperto. Interessante che perché Dio voleva ucciderlo, e adesso sì, passiamo a l'assina, per quale motivo Dio voleva uccidere a Balaam? Perché essendo un profeta unto da Dio, se lui malediceva, la maledizione arrivava. Attenzione, ora questo accade, uno mi dice: ma se qualcuno mi maledice può cadere su di me? Ora devi capire questo, Galati capitolo 3 parla chiaramente e dice che Cristo, versetto 16 in avanti se non mi sbaglio, Cristo è diventato maledizione, essendo lui appeso sul legno, perché maledetto chi è appeso sul legno, si è caricato con la nostra maledizione affinché la benedizione di Abramo venisse su di noi. Il problema è che quando noi siamo bambini, la Bibbia dice che finché l'erede minorenne, cioè bambino, ossia carnale, non differisce nulla da quello del mondo. Sì, ovviamente, benché sia padrone di tutto, perché siamo figli del re. Ma se tu sei guidati dai sensi terreni, non differisce nulla. E allora, in più tu li aggiungi tutte queste dottrine false che si sono infiltrate, soprattutto al mondo protestante, e questa della protezione, la copertura spirituale, che è gestita dalla paura, che ti viene insegnato da predicatori ipocriti, che se tu ti allontani dalla copertura spirituale, dall'unto di turno, ti arriva un accidente. E in più, cioè senza, io mi dico, ma non hanno letto nella Bibbia che c'è solo un mediatore tra Dio e l'uomo? Vabbè, prima o poi lo leggeranno, speriamo. Ma comunque queste dottrine, se tu ti trovi in una chiesa dove predicano queste false dottrine, non scandalizzarti, non esiste la chiesa dove predicano, dove non c'è una falsa dottrina infilata da qualche parte. Comunque, non scandalizzarti, non lasciare la Chiesa, ma comunque rigettala, rifiutala, perché se per qualunque motivo tu lasci quella Chiesa, perché il predicatore è caduto in adulterio, perché la moglie si è divorziato, perché si rubano i soldi delle offerte, per qualunque motivo sia, se tu hai creduto quella falsa dottrina senza passarla alla luce della Scrittura, ti rimane nell'inconscio.
E ora, auto, e la dinamica è quella di quando eri nel mondo, cioè se tu passi sotto la scala ti arriva un accidente. La dinamica è quella. E ora, se tu credi, qualcosa che è completamente antibiblico, se tu credi che uscire dalla copertura spirituale del pastore ti farà arrivare un accidente, preparati, perché sarà fatto secondo la tua fede. Però non ti dico di lasciare la chiesa, perché ti ripeto, non esiste una chiesa. Se tu vai al messaggio che Dio parlava alle sette chiese dell'Asia, nell'Apocalisse, non c'è una che fosse stata apposta, a posto con Dio. Comunque, sta molto attento, perché Cristo ci ha redento della maledizione. Il problema è che se tu sei carnale, sei bambino, e tu credi queste cose, ti arrivano le maledizioni, perché finché sei carnale, bambino, non differisce nulla il quello del mondo senza Dio e tu, per quanto sei padrone di tutto. Per quello è importante la crescita, dati da fare per la crescita. Ora, se uno mi manda l'accidente e mi arriva, no, Cristo si è caricato con le maledizioni affinché noi ricevessimo la benedizione d'Abramo. Ma nota che la benedizione d'Abramo è per fede, e la fede è come un granello. La fede non ti arriva tutta ad un colpo, c'è una misura di fede, lo spirito è senza misura, ma la fede è con misura, e tu devi farla crescere, devi darti da fare per farla crescere. Per quello è importante che tu capisca che c'è un percorso. Ma comunque, andiamo a vedere come Dio riprende Balaam attraverso l'assina. E dice così, Numeri capitolo 22, versetto 8, e che cosa possiamo imparare in maniera pratica dalla Sacra Scrittura? No, la chiesa di Filadelfia non era ok. Se vai a leggere, anche la chiesa di Filadelfia, Anna, aveva anche il suo punto debole. Era la meno mal conciata, ma comunque anche la chiesa di Filadelfia non era molto a posto. Allora, Numeri 22:8 dice, Balaam disse, cioè arrivano i messaggeri di Balak con della grana per dirgli maledice il popolo di Dio. E Balaam disse a loro, alloggiate questa notte e io vi darò la risposta secondo quello che mi dirà il Signore. E il principe di Moab, i principi di Moab stessero da Balaam. Dio si avvicinava a Balaam e gli disse, ora presta attenzione a questo, gli fa una domanda. Quando Dio ti fa una domanda non è perché ha bisogno della risposta, perché lui è innocente, lui sa la risposta. Se ti fa una domanda è perché hai bisogno di capire tu attraverso la domanda. Adamo, dove sei? Perché Dio dice Adamo, dove sei, appena lui cade in peccato? Perché Adamo non si rendeva conto che si era allontanato da Dio. E ora dice Adamo, dove sei? Dove sei? Hai mangiato dell'albero che ti ho detto di non mangiare? Cioè Dio già sapeva tutto. Non è che Dio dice Adamo, dove sei? Oh mio Dio, mi hanno fregato Adamo. Adamo? Oh, Adamo, dove sei? No, Dio già sapeva dove era Adamo. Se dice Adamo, dove sei? È perché Adamo doveva capire dove si trovava. E qualcuno si è offeso. Vabbè, comunque, Dio ti benedica. Allora, Dio si avvicina e dice, chi sono questi che stanno da te? Ok, in poche parole, a chi hai ospitato a casa tua? A chi hai ospitato a casa tua? E ora, Balaam rispose a Dio, Balak figlio di Sippor, re di Moab, mi ha mandato a dire, ecco il popolo del re, il popolo che è uscito dall'Egitto, ricopre la faccia della terra. Ora viene a maledirmelo, forse riuscirò così a combattere e potrò cacciarlo via. E ora, Dio gli dice a Balaam, tu non andrai, questa è la parola di Dio, tu non andrai con loro, non maledirai il popolo perché è benedetto. Già, Dio già te l'ha detto, ok, chi sono questi? Vieni, spiegami. Perché io so che tu hai visto loro, hai visto i soldi, ti è caduto l'occhio e sono venute a corrompere, e io ti dico, non andare, chi sono questi? Tu sai che quello che stai facendo è sbagliato, lo sai. E ora io ti dico, non andare, perché tu non puoi maledire questo popolo perché è benedetto. Allora, è vero che c'è un'unzione profetica su di te, e stai attento, perché quando l'unzione c'è in te, quello che dice è potente. Attenzione, nel bene e nel male. Ed ecco un'altra dottrina. Stai attento di parlare male contro l'unto perché ti viene l'accidente. Tutte le dottrine che si basano sulla paura e non sull'amore non vengono da Dio. E ora questo, guai a parlare male di l'unto perché ti arriverà un accidente. Beh, ti dico qualcosa. Saul era l'unto di Dio. E da quando ho cominciato a parlare male di Davide, che era il leader o il responsabile con il cuore secondo Dio, si è riempito di demoni. E ora,
anche a Lunto conta questa, perché è facile creare paura nei membri della comunità, ma stai attento tu a parlare male Unto, tu o untissimo, levissimo, purissimo, a parlare male dei leader che hanno un cuore secondo Dio, perché finché se lo meritano, sì, arriverà l'accidente se loro non hanno fede. Ma qua smettiamo di morderci. Quanto è importante. Ora, io ce l'ho, non ce l'ho con i ministri, ce l'ho con le false dottrine. Sì, con quale ministri ce l'ho? Con quelli che predicano le false dottrine. Ma mi rendo conto che molti di questi predicatori non si rendono conto di quello che stanno predicando. Perché te lo dico? Perché io ero parte del club. Io ero parte del club. E non lo facevo con cattiveria. Lo facevo perché me l'avevano insegnato. Ora, vedevo le grandi chiese. Sono stato un bel tempo, ho vissuto un anno negli Stati Uniti, ho conosciuto un po' di ministri famosi. E ho visto il dietro le quinte, quello che il 90% dei membri non vede. Io ho visto il marciume dietro le quinte, ti posso garantire che c'è molto distorto dietro le quinte e c'è molto business dietro le quinte. Comunque, come dico sempre, non per questo noi dobbiamo lasciarci trascinare fuori delle comunità, perché c'è gente che non è integra. Al di là di questo, ritorniamo qui. Dice, il popolo è benedetto, e tu sei benedetto, che tu lo sappia o no, tu sei già benedetto con ogni benedizione in luoghi celesti. Il problema è che se tu non sei spirituale, non puoi manifestare queste benedizioni. E non basta solo, io proclamo, io dico, io faccio, proclamo qui, proclamo là, sai, questa moda del proclamare, no. No, se tu, il carnale non differisce nulla del mondo. È vero che vita e morte c'è nel potere della lingua, ma se tu vuoi spostare le montagne, per spostare le montagne devi passare tempo nella presenza di Dio, altrimenti non viene quella parola ispirata che ti permette di spostare le montagne. Balaam si alzò la mattina e disse al principe Balak: andatevi nel vostro paese. Cioè li mandò a quel paese, li mandò andatevi al vostro paese. Ehi, è scritto, perché il Signore mi ha detto, non mi ha dato permesso di andare con voi. Il principe Moab si alzarono, tornarono da Balak e Balaam, gli dissero: Balaam ha rifiutato di venire con noi. Allora Balaam cosa fece? Fece il diavolo, che non era assolto, dice, mandò di nuovo dei principi in maggior numero e più importanti di quelli di prima, con più money, più cash. Dice, questi arrivarono da Balaam e dissero: così dice Balak, figlio di Sipor, che nulla ti impedisca di venire da me, perché io ti colmerò, nota come lo riempi, ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, maledice questo popolo. Ora, quando Dio ti dice qualcosa, perché persisti? Senti, se la Bibbia dice non unitevi agli infedeli, cioè al non nati di nuovo, non i non credenti, perché anche il diavolo crede in Satana. Allora, quando viene questa sorella, guarda, io sto pregando per questa persona, vuole sapere se è la persona da Dio. Dico, vabbè, partiamo dalle basi. Questa persona è nata di nuovo? Sì, crede in Dio. No, io non ti ho chiesto se crede in Dio. È nata di nuovo, perché anche il diavolo crede in Dio. Perché se non è nata di nuovo, non sei nella volontà di Dio. No, Martin, no, io non dovevo ascoltare questo video. No, mi hai rovinato la serata, Martin. Senti, tu puoi fare le cose bene o puoi fare le cose male. Vuoi i risultati di Dio? Beh, qualcuno te lo deve dire che stai sbagliando. Poi la scelta è tua, ma non piangere, non piangere. Non è una maledizione. Ti sto dicendo che ci sono un sacco di guai che si possono evitare. Tu non hai idea quante sorelle oggi piangono per non aver ascoltato la parola di Dio. Comunque, poiché io ti colmerò di onore. Ma Balaam rispose e disse ai servi: anche se Balak mi disse la sua casa piena di argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore, del mio Dio, per fare cosa piccola o grande. Ora, nota che fino a qui stavamo andando alla grande. Bravo Balak. E ora, fino a qua Balak andava alla grande. La casa, anche se mi disse tutto, non potrei trasgredire l'ordine del Signore. No, io non posso. Dio mi ha detto di no. Dio non cambia idea, Dio non è uomo da pentirsi. Dio mi ha detto di no, mi ha detto che il popolo è benedetto, no, lui, Dio l'ha benedetto, non posso maledirlo. Non di meno, e qui hai fatto la pipì fuori del water. Cancella questa, Pasquale. Ora, non di meno, trattenetevi qui anche voi stanotte affinché io sappia
ciò che il Signore mi dirà ancora. Ma se il Signore già ti aveva detto di no, se già te lo ha detto, perché ti impunti? No, forse cambia idea. No, e no. Senti, Dio, il tuo sì sia sì, il tuo no sia no. Se Dio ti ha detto no, perché continui? Perché io lo voglio, lo voglio, lo voglio con tutto il cuore. E sai che cosa fa Dio? Durante la notte viene da Paolo e dice: se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va. Vuoi la grana? Vuoi la grana? Ok, vuoi la grana? Alzati e va con loro, soltanto farai ciò che io ti dirò. Vai, vuoi andare? Benissimo. Balaam quindi si alzò la mattina, selò la sua asina e andò con i principi di Moab. Ormai era accecato dai soldi, dell'amore ai soldi. Ma la ira di Dio si accese perché egli era andato, e l'angelo del Signore si mette sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava l'asina con sé e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, svoltò e prese la via dei campi. Balaam percorse l'asina per metterla sulla strada. Ora nota questo, due cose importanti, sottolinea questo, si accese l'ira e aveva la spada sguainata in mano. Ora nota due cose che Dio fa, si accende l'ira e ha la spada. E ora nota che a un certo punto si mette per farlo fuori, lo voleva uccidere, perché qui c'era in gioco il popolo. E ora o lui apriva gli occhi e si rendeva conto di quello che stava facendo al di fuori della volontà di Dio, perché ormai era accecato, o lo doveva uccidere, perché se mandava la maledizione, dal momento che il popolo era carnale, sarebbe stato diverso se la maledizione veniva mandata nella terra promessa, dove già erano spirituali, dove avevano smesso di mormorare. Ma nel deserto erano carnali, erano Giacobbe. E allora Dio, per amore al suo popolo, ecco dove si adempie la giustizia di Dio, a motivo del sacrificio degli agnelli, degli animali che erano ombra di Gesù Cristo, dice: l'asina lo vede, l'asina, ricordi che Dio ci dice che lui ci insegnerà, Salmo 34, lui ci insegnerà la via da seguire e ci consiglierà, ma noi non dobbiamo essere come il cavallo, come l'asina, che non hanno intelletto. Allora, tranne questa qui. E ora nota che una volta lui, ricordi che tre volte cercò di maledire e tre volte fallì, e tre volte l'asina gli salvò la vita, benedì, l'asina benedì Balaam per tre volte, e tre volte Dio salva, che interessante, no? L'asina salvò tre volte Balaam, questa è la pena vista, e tre volte Dio benedice il popolo, salva il popolo della maledizione. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne, e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse sul muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro. Balaam percorse di nuovo. Cioè, nota questo, lui a un certo punto andava sulle strade, accecato, già stava contando, no? Stava sbavando. Sì, adesso raccoglieremo l'offerta, sì. Sì, andremo, quanto soldi che avrò, sì, questo per riempire la casa di soldi. E ora andava lì tutto con... E c'era l'angelo con la spada, perché l'ira di Dio si aveva acceso ed era pronto con la spada. E a un certo punto l'asina lo vede e che cosa fa? Va in mezzo alle vigne, questo si arrabbia e lo tira di nuovo sulla strada. Poi di nuovo lo vede e va sul muro e gli prende la gamba. L'angelo del Signore si posò di nuovo oltre, si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra, era arrabbiato, era con la spada, pronti per tagliarlo in due. L'asina vide l'angelo e si sdraiò sotto Balaam. E nota questo, l'ira di Balaam si accese. Allora, chi si accende l'ira di Balaam? Allora, quando si accende, che interessante, tu non essere... Che forte... Quando si accende l'ira di Dio, vuole far fuori il profeta, il suo servo. Ma quando il profeta si accende l'ira, vuole uccidere quello che era sotto di lui, cioè l'asino che le serviva. Cioè, no, nota la piramide. E allora dice,
Allora, una cosa era il mondo spirituale e nota come si ripete nel mondo fisico. Tutto quello che stava accadendo nel mondo spirituale aveva una ripercussione nel mondo fisico. Dio voleva far fuori il profeta e il profeta voleva far fuori l'asina. E allora, si accende l'ira di Balaam e nota questo. Disse, si accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Lo percosse con un bastone. Dice, guarda che non c'era la spada. Dice, li percosse con il bastone. E allora il Signore aprì la bocca dell'asina che disse a Balaam, che cosa ti ho fatto? Che cosa ti ho fatto? Perché tu mi percuota già per la terza volta? Che cosa ti ho fatto? Comincia a parlare l'asina. Beh, ma che cosa ti ho fatto? Dice. E Balaam rispose, perché ti sei fatta beffa di me? Ah, se avessi che cosa? Una spada in mano, ti ammazzerei all'istante. Nota come si sta ripetendo nel mondo fisico quello che era successo nel mondo spirituale. Ma se non accade sull'asina quello che Dio voleva fare è perché lui non aveva la spada. Ma guarda quello che succede. Dice, l'asina disse a Balaam, non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così? Cioè, quando mai mi sono rivelato a te? Io sono la tua asina. Nota che hai mai sentito il predicatore? Se Dio ha parlato per mezzo dell'asina, Dio può parlare per mezzo di me in questa sera. No, Dio non ha parlato per mezzo dell'asina. L'asina, Dio le ha aperto semplicemente la bocca all'asina. E l'asina ha detto quello che stava passando. L'asina non dice, così dice il Signore. No, l'asina, non è Dio, che non è l'asina che stava profetizzando, era Dio che ha aperto la bocca dell'asina. E l'asina le ha detto che cosa stava succedendo. Dice, non ti stai rendendo conto che c'è qualcosa di anormale? Nel giorno del bene gioisce, nel giorno del male riflette, ha detto Salomone. E a un certo punto, lui, la domanda che gli pone l'asina, lo fa tornare in se stesso e lui dice no. E poi, parafraseando, dopo che ha detto no, è vero, lei non si è mai comportata così, vuol dire che c'è qualcosa di anormale, e comincia a riflettere e poi in più dice sì, lei non si è mai comportata così e in più io sto parlando con un'asina. Mi è andato di traverso qualcosa o c'è qualcosa che non va. E dice, allora il Signore aprì gli occhi. Per quello quando lui profetizza dice colui che ha l'occhio aperto, perché se Dio non le apriva gli occhi lui non riusciva a vedere le cose spirituali e avrebbe maledetto il popolo. Capisci perché Dio gli era salito per ucciderlo dopo che le dice di andare? Perché se non apriva, se lui non diventava spirituale, avrebbe maledetto il popolo. E ora, ti rendi conto quanto è importante che tu sia spirituale per parlare bene? Ora, non è che Dio ti uccidi tu da solo, perché vita e morte è il potere della lingua. E ora, è importante che tu apra gli occhi prima di parlare. Se tutti possiamo profetizzare, perché? Perché tutti abbiamo l'unzione dentro. E per quello siamo pericolosi. Siamo molto pericolosi, tu non ti rendi conto del potenziale che c'è nella tua vita, dal momento che tu sei sacerdote dell'Altissimo e che tu puoi profetizzare perché sei tempio dello Spirito Santo. E il diavolo sa il potenziale che tu hai, per quello ci lavora 24 ore su 24 per prendere il controllo della tua lingua. Ma per avere il controllo della tua lingua devi avere il controllo del tuo cuore. Per quello la Bibbia dice custodisce il tuo cuore al di sopra di ogni cosa. Che cosa ti metti a guardare i telegiornali? Sanremo, che vediamo chi vince. Oh, che scandalo, che cosa sta entrando nel tuo cuore? Stai passando tempo a meditare la parola di Dio per seminare la parola nel cuore affinché dell'abbondanza del cuore parli la bocca ed esca la parola fresca rivelata? O continui a vivere di quello che è la circostanza, a lamentarti e continuare a maledire questa terra che è una benedizione da Dio? Andiamo avanti. Allora il Signore aprì gli occhi di Balaam e egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada svainata. Balaam si inchinò e si postrò con la faccia a terra. L'angelo del Signore le disse, perché hai percorso già tre volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere. Già te lo avevo detto. E se è contraria al mio volere, perché mi hai fatto andare la seconda volta che ho pregato? Perché quando ti metti qualcosa nel cuore, neanch'io ti posso fermare. Per quello già te lo sei messo nel cuore, ti sei accecato, volevi i soldi, ok, piuttosto che tu mi rovini il popolo, ti rovino io a te, ministro. E ora vedi come Dio deve rovinare qualche ministro,
perché altrimenti, per amore al popolo, ministri corrotti, accecati dall'amore dei soldi, che si lasciano corrompere. Mio Dio! E ora, capisci perché molte famiglie finiscono male? Ma tu pensi che perché uno profetizza? Perché tu pensi, la credenziale del ministro è la famiglia e il messaggio. Queste sono le credenziali. La famiglia e il messaggio. Il messaggio determina il frutto che porta. Per il frutto lo conosceresti. Sì, ma il frutto non è la vita del ministro. Il frutto è quello che il messaggio che lui condivide produce nella tua vita. Perché se dopo che tu hai ascoltato, vai in quella comunità e ascolti quel messaggio, una, due, tre, la tua vita non cambia, quel messaggio è il libro di qualcun altro. Perché quando il messaggio viene dal cielo, la tua vita cambia. Ed ecco il frutto del ministro. L'asina mi ha visto per tre volte e ha deviato davanti a me. Perché quando tu vedi Dio, prendi la strada giusta. Se non avesse deviato davanti a me, ti avrei ucciso all'istante, ma lei l'avrei lasciata in vita. Allora Balaam disse all'angelo: io ho peccato perché non sapevo che tu fossi ti fossi in mezzo contro contro di me. Ah sì, non sapevi che era contro la volontà. Ti ho detto di non andare, che era un popolo benedetto, e tu mi chiedi di no. Senti, che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto, Adamo? Adamo, hai mangiato dell'albero? La donna che tu mi hai dato. Ma che faccia tosta? Cioè, mi dai la colpa a me. E nota che non continua a parlare. Passa alla moglie. Quando tu ti giustifichi delle tue azioni, Dio salta, Dio ti lascia andare. E ora, se questo ti dispiace, no, guarda che cosa... Ora, se questo ti dispiace, me ne ritornerò. Cioè, Dio è con la spada. Ti sto per tagliare la testa e tu mi chiedi a me se questo ti dispiace mi torno indietro. Cioè, sai che, guarda come era attaccato ai soldi. Lui avrebbe detto: ok, ho capito, chiedo scuse, me ne torno indietro. Ma ora, se questo ti dispiace, che cosa Dio fa? Guarda, hai aperto gli occhi, ma non sono riuscito a aprirti gli occhi per mezzo dell'asina, ma non sono riuscito a togliere la carnalità e l'amore ai soldi da te. Per quello vai. Dice l'angelo del Signore, dice a Balaam: va pure con quegli uomini, ma dirai, no, mettiamolo con blu, ma dirai soltanto quello che io ti dirò. E Balaam andò con il principe di Balac. E lei, se lo sapete, non riesce a maledire, ma comunque gli dà la strategia per far inciampare al popolo di Dio. Bene, Patrizia, spero essere stato chiaro e che tu sia contenta di questa esposizione biblica riguardo alla storia di Balaam. E se avete qualche altro tema che volete che vi sponga, in privato mandatemi un messaggio, e volentieri datemi il tempo di meditare, pregare, approfondire quel passo che vuoi che ti spieghi, e più che volentieri evitiamo i passi polemici. Evitiamone. La donna deve predicare, ma ci dobbiamo mettere il velo in testa. Senti, quelle cose chiedile al tuo pastore. A me, quello che è polemica, che non ti edifica, non ti serve a niente, non farmi quelle domande. Ma se tu veramente vuoi capire un passo che non comprendi e metterlo in modo pratico nella tua vita attraverso la rivelazione, dimmi tu, non ho problema. Quei passi più che volentieri. E per il resto, sono eccedito, ho passato dei 10 minuti, ci vediamo alle 8:30 per la lezione La chiamata di Dio. Vuoi scoprire la tua chiamata di Dio, la tua chiamata di Dio nella tua vita? Non mancare, 20:30 su Zoom. Dio vi stra benedica e ci vediamo dopo. Ciao.